puntate precedenti di Alexeia, l'isola di Dote. Alexeia di Velera dell'Ordine. Un bardo, uno stregone, un barbaro e un chierico vengono assoldati da Sirio, un battezzato di Dote, per cercare una persona nel bosco magico alle porte della città sacra. L'avventura dei nostri eroi inizia nel bosco magico di Dote, dove incontrano Chiara e Dario, eredi al trono di Acumne e Xelo, nudi e in preda ad un momento di disperazione. Serlandel, la guardia reale di Acumne, combatte lo pneuma di Chiara, la sua manifestazione emotiva. Il party scappa dal bosco magico prima che le difese si rialzino e Serlandel li fa prigionieri. Sulla strada Chiara scappa e Serlandel, dopo che i nostri eroi lo aiutano a sconfiggere dei giganti della collina, si divide da loro per cercare la principessa. Arrivati ad Acumne, i nostri avventurieri vengono trattati come prigionieri bianchi e hanno dunque una serie limitata di possibilità. Acumne è una città elegante, maestosa e illuminata sulla costa est dell'isola di Dote, e Moloch, Aelin, Eberic e Kridish alloggiano alla Locanda della Parola, la locanda più grande e frequentata del distretto del mercato. Qui vengono a conoscenza di Mirabilia, un posto misterioso, pericoloso, dove tutti vogliono andare, ma che spaventa ogni abitante di Acumne. Hanno poi un incontro particolare. Sui tetti, di notte, vedono lo pneuma incastrato di un ragazzo triste, disperato, che chiede aiuto, chiede di essere ucciso. Per poco il party non ci rimette le penne. Lo pneuma scompare facendosi esplodere e la pioggia battente sui tetti fa scivolare prima Eberek, poi Moloch e infine Aelin. Kridish, intanto, è chiusa nella sua stanza con due donne abbordate in locanda. Dopo essersi ripresi dalla caduta, Aelin, Eberek e Moloch rientrano nella locanda. È notte fonda, ma l'oste, che ha sentito dei rumori, li raggiunge servendo loro una buonissima birra calda e fumante. Eberek racconta dell'incontro avuto con lo pneuma sui tetti e Moloch aggiunge di aver conosciuto un ragazzo molto triste sempre nello stesso luogo. La mattina seguente, Kridish sveglia i suoi compagni e spiega in orchesco di aver incontrato due donne la sera prima che le hanno offerto un viaggio per Mirabilia. Scendono per fare colazione e mentre gustano delle ottime salsicce con una stranissima salsina luminosa, Moloch e Kridish vengono incuriositi dalle chiacchiere di altre due donne che senza troppa discrezione commentano il meraviglioso mercato di Acumne e i suoi negozi più importanti. I nostri prigionieri bianchi preferiti devono lasciare le loro armi alla locanda e decidono dunque di raggiungere il mercato. Dopo pochi passi, nella piazza centrale della città incontrano due guardie intente a coprire un cadavere. Moloch, guardandolo bene, capisce che si tratta del ragazzo triste dei tetti, ma non lo dice a nessuno. Il mercato centrale di Acumne è davvero un luogo incredibile, pieno di persone, rumori e odori, che si rivela magnanimo con chi sa cercare. Allora, trovi un pezzo di mappa, la mostro anche agli altri giocatori. La vedete tutti? Sì. Allora, sì. È un pezzo di mappa dell'isola di Dote, ma anche crudele con chi non sa comportarsi. Kridish scatena una lissa con un sottammiraglio che fa apparire uno pneuma. Inizia il combattimento e Kridish, dopo aver subito molti danni, decide di entrare in ira, ma anche lei in questo modo genera il suo pneuma, che le si ritorce contro e risucchia via il suo stato di ira. La mezz'orchessa è senza armi e con Moloch troppo lontano per aiutarla riesce a salvarsi per un soffio solo grazie alla sua tenacia implacabile. La forza incredibile di Kridish affascina il suo pneuma, che assuefatto dalla sua ira si fa esplodere, uccidendo il sottammiraglio, per poi scomparire nel nulla insieme all'altro pneuma. Dopo che Kridish ha guardato negli occhi lo pneuma che si è manifestato di fronte a lei, vedete che lo pneuma si è girato di scatto verso e guardando Kridish come se fosse devota allo sguardo di rabbia che Kridish ha lanciato verso di lui, emette un urlo molto simile a quello che poco prima i Kridish ha lanciato verso di lui e si fa esplodere. Moloch, finito lo scontro, trova per terra una chiave e subito dopo il bardo e la barbara riescono a raggiungere gli altri scappando nella parte est del mercato. Aelin e Eberek cercano di capire cosa sia successo, stavano raggiungendo i loro compagni, ma da nord ecco che arriva una ragazza, è Chiara, che chiede di essere seguita, di essere aiutata. La compagnia è preoccupata per lei e ascoltando le sue parole si fa condurre verso il moro di Acumne. La principessa è disperata, piange, mentre delira sulla regina Ginevra, sua madre, e su Serlandel. Li accusa di mentire e chiede ai suoi nuovi amici di fuggire in mare aperto con lei e con suo figlio. Sono quasi tutti convinti delle sue parole, ma Eberek non si fida. Che fate? Io salgo sulla barca. Io anche. Ovviamente Kridish lo fa. Per me è poco saggio fare questa cosa, quindi lo dici? Casto blocca persone sulla... Blocca persone? Sto pensando...
Si blocca persone sulla, sulla principessa. E pregando invoca il potere della sua divinità affinché blocchi Chiara e la faccia ragionare. Così i nostri avventurieri scoprono che quella era un'illusione e non era veramente la principessa Chiara. Elin capisce che con quell'illusione qualcosa di estremamente malvagio ha voluto portarli fuori strada. I nostri eroi non fanno in tempo a realizzare l'accaduto che arriva Serlandel, che si fa seguire con molta fretta fino al palazzo reale, dove i nostri avventurieri si ritroveranno al cospetto di Ginevra, la regina, e Chiara, che sembra essere sana e salva. La regina parla ai quattro mercenari, si dimostra caritatevole, liberandoli dal loro stato di prigionieri bianchi, a patto che decidano di partire verso Xelo insieme alla legione di Acumne. Serlander rivela a tutti che la principessa Chiara è davvero incinta di Dario, l'erede al trono della città di Xelo, e Ginevra annuncia con felicità la sua intenzione di far sposare i ragazzi e portare così la pace sull'isola di Dote. Ma poi succede l'impensabile. Le donne invece... What?! Santi Dio, santi no, Dio, raga. Santi Dio, cosa è successo? Ho paura, ho paura. Tempesta di sabbia. Appare un drago nel palazzo reale, per esempio. In un'esplosione, in un boato allucinante, le vetrate in alto vengono giù. Fate appena in tempo a scorgere che due draghi in volo stanno lottando tra di loro, ma... Purtroppo quello che succede è che uno dei due draghi sputa fuoco in direzione del palazzo. Sono due draghi antichi, uno rosso e uno blu. Il soffio del drago rosso antico prende in pieno Ginevra e la carbonizza, e i quattro mercenari che erano intorno a lei vengono colpiti in pieno. Solo Moloch riesce a rimanere in piedi. Gli altri sono a terra e rischiano la vita. E intanto il drago blu antico è pronto a contrattaccare. L'azione è questa. Sì. Il drago rosso che sta lottando con il drago blu, sono due draghi antichi, fuori Acumne, e per inciso di solito non succede. Non avevo dubbi. È il primo a prendere in pieno il palazzo centrale di Acumne. Vi investe, voi siete sfiniti. Il drago vedete che con un colpo d'ali si allontana. Di fronte a lui il drago blu carica la gola ed è pronto ad attaccare di nuovo. Fine sessione. Io vi odio. Siete pronti a vivere un'avventura meravigliosa? Avrete il coraggio di affrontare le battaglie, gli intrighi, gli eventi epocali di una storia che dura da secoli? Ciao personaggi e ciao Serlander. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Per il momento vi lascio tutto in questo stato, perché? Perché quello che bisogna fare è lanciare la tabella, quindi il D100 sulla tabella della magia selvaggia dello stregone, quindi di Aileen. Quindi Aileen, dimmi se sei già pronta a lanciare il D100, quindi 2D10, per vedere prima... È come una sorta di rewind questo, prima del danno già accertato del nostro drago rosso antico, che ricordiamo ha lasciato in piedi solo Moloch con 8 punti ferita, gli altri sono tutti quanti a 0 punti ferita e sono in dead saves, quindi dovranno fare poi i 3 lanci per vedere se si salvano oppure no. Ma prima di questo abbiamo bisogno del lancio del D100, via tutto quanto, siamo pronti, in attesa, quando vuoi lancia questo D100 e andremo a vedere che cosa succede.
56. 56. Non dirmi niente, voglio vedere. È andata così. Succede? No, no, aspetta, scusate. Colofo, sono rimasti attaccati. No, poi. No, no. Praticamente... È quella. No. No, vabbè, no, non succede nulla. Praticamente Elin... Non succede proprio niente. No, no, succede una cosa purtroppo non bellissima, e cioè sei calva. We off. Ma entro 24 ore, se dovessi okay. sopravvivere... Se dovessi sopravvivere, torneranno, insomma, i capelli a stare dove stanno. Purtroppo i danni sono stati fatti. Vi porto direttamente... nella versione, diciamo, definitiva di questa mappa. Questa è la situazione dopo l'attacco del drago. Madonna mia. 3 punti ispirazione, ragazzi, eh. Purtroppo io devo togliere la regina Ginevra, che è un cumulo di cenere. È orribile da dire, è una visione allucinante. Adesso vi spiego, vi racconto tutto quello che vediamo, così poi vi lascio giocare. Il drago rosso con un soffio di fuoco ha distrutto l'intera parete nord, dal nostro punto di vista, del palazzo reale. Ha carbonizzato la regina e ha buttato a terra 3 avventurieri su 4. Al momento la visione che ha della scena... Moloch e quella che ha Serlandel è una visione orribile, è una visione che non lascia spazio a nient'altro che il terrore, la paura, la rabbia, la disperazione. Serlandel ha appena visto bruciare, ha appena visto disgregarsi in polvere, in cenere, la persona forse più importante della sua vita, o comunque per... La persona a cui lui faceva riferimento per ogni cosa e che amava più di ogni altra cosa, dato il suo ruolo e dato il rapporto stretto, anche l'amore verso Chiara, la sua principessa. Al contempo Moloch ha assistito a un boato, un enorme boato, alla morte della regina e all'arrivo di questa fiammata che ha buttato a terra i suoi compagni. Dobbiamo tutti quanti lanciare l'iniziativa. Ok. Allora, l'ordine della battaglia la vedete in questo momento. Vede Chiara come... Mamma mia. La prima cosa che succede è che davanti Chiara viene sprigionato subito uno pneuma della paura. Posso usare il punto ispirazione... per l'iniziativa? Sì. Abbiamo un altro... Ragazzi, abbiamo un altro punto di ispirazione, quindi abbiamo altri 3 punti di ispirazione. Okay. Vado io, eh. Vabbè, la sto ritirando. Uno lo uso adesso. Uno. Sì, vabbè, però... No, vabbè. Non ci credo. Ottimo, ottimo. Si inizia bene, si inizia bene. Guarda, ne abbiamo altri 3. No, tiramene solo un altro e basta. Vai, ritiro, eh. Tiri tu di solito, sì. Ok. Se esce un alto impazzito. No, vabbè. Almeno un passo lo porto in avanti, almeno uno. Sarai prima del dragon. Uno. Appare quindi subito lo pneuma davanti Chiara. Chiara è terrorizzata, non riesce a proferire parola. L'unica cosa che riesce a fare è muoversi di un passo per andarsi a nascondere, ancora terrorizzata, quasi come se fosse un gesto spontaneo, dietro il trono di sua madre. Ha appena visto sua madre morire. È il turno dell'ufficiale che si trova vicino a Serlandel. Anche lei vedete che è terrorizzata, non ha di certo la stessa esperienza che ha Serlandel, non ha quel tipo di esperienza, e vedete che lancia uno sguardo verso Serlandel e si lancia letteralmente fuori dal palazzo
per andare a combattere con i draghi. Sta a Kribish, che deve lanciare il primo dei tre dadi per la morte. Ricordiamo, funziona così: si lanciano tre dadi di 20. Da 11 in su è un punto salvezza, da 10 in giù è un punto morte. Se si fa uno sono due fallimenti, se si fa 20 sono due successi. Al meglio di tre si capisce quello che succede. Qui non c'è l'ispirazione, ovviamente. Il punto di ispirazione purtroppo non si può fare, quindi Kridish ovviamente non riesce a fare nulla. È il turno di Sir Landel. Io molto probabilmente getto un urlo. Ragazzi, è arrivato Zibbo. Scusatemi, è arrivato Zibbo. Ve lo volevo dire perché ho detto finalmente Zibbo. Eccomi. No, è arrivato Zibbo. Intanto è arrivato solo in chat. Guarda, io getto un urlo di dolore, una roba da cane squartato, mentre corro, anche credo fregandomi di eventuali attacchi da parte di... Scusate, di... dello pneuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi getto in ginocchio e affondo le mani laddove due secondi prima c'era Ginevra, la regina. Credo che io salto completamente il turno in questo momento per il dolore enorme che sto provando. Una roba indicibile. E alla fine del turno di Sir Landel, vedete che lui appunto si è avvicinato, affonda le mani nella cenere, in mezzo al pavimento che è totalmente bruciato, che è segnato dal passaggio del soffio del drago antico. Alla fine del suo turno punta fuori alle sue spalle, anzi no, scusatemi, qui sulle macerie, uno pneuma che vi sembra totalmente... iracondo, arrabbiato e in preda all'ira. È più grande dello pneuma della paura. Yes, okay, yes, devi lanciare un tiro salvezza su carisma per vedere se riesci a controllare. Non a controllare, scusa, ad avere come alleato lo pneuma della rabbia. Quanto hai fatto in tutto? Ho fatto 19. E dai! Allora riesci a controllare e quindi ad avere come amico lo pneuma della rabbia. Vedete che lo pneuma della rabbia, che intanto entra in iniziativa anch'egli, con un 7, anche lui prima del Red Dragon, dà uno sguardo verso Sir Landel, poi guarda davanti a Sir Landel e capisce, come se la rabbia di Sir Landel e la disperazione si unissero nello sguardo di questo pneuma, che guarda subito fuori verso i draghi e lancia anche lui un urlo di disperazione appena esce fuori, proprio posizionato dove lo vedete. A questo punto sta Eberek. Primo death saves di Eberek, quindi devi lanciare un D20. Oddio, Sam! Ragazzi, no, però io vi giuro, però così, io non però ci così, credo. Cioè, io così non riesco. Non è possibile, però. Ma non riesco a farcela io così. Allora, il turno del drago blu. Allora, vedete che il drago blu, che prima della fine della scorsa sessione era in carica rispetto al drago rosso che era girato, che dava le spalle alla sala e che aveva appena attaccato la sala. Vediamo che il drago blu sta caricando con la sua gola un raggio. Vedete che l'enorme collo, il lunghissimo collo di questo drago si sta gonfiando, ma nel movimento non riesce a esplodere, a far uscire fuori il suo raggio, non riesce a sparare contro il drago rosso il raggio di fulmini. Primo death save per Aelin, vai. Prego, Aelin. Almeno te. Ma no, ma non ci credo. Non ci credo! Ragazzi, non è possibile! Non è possibile! Moloch! È il turno di Moloch. Prima di tutto mi sposto verso Kridish e provo a stabilizzarla. Ok. Quindi tiro su medicina. Ok. Yes! Grande! Perfetto. Grande! E dai! Quindi va a 1, giusto? No, va a 0, ma non deve fare più tiri di salvezza. Okay. Quindi poi uso il resto del mio movimento. 4 e 5. E uso mantello dell'ispirazione.
E Chiara e Sir Landel prendono 5 HP temporanei e in più possono usare subito la loro reazione per spostarsi del loro movimento massimo senza provocare attacchi di opportunità. Bella! Minchia. Allora, quindi 5 HP temporanei a Sir Landel e a Chiara e possono spostarsi. Adesso io posso farlo? Sì. Puoi farlo, sì, subito. E tra l'altro descrivo il mio mantello che era nero, lo apro di colpo e tutto il viola che c'è sotto, double fast, sembra una galassia che si apre. E voi bellissimo. Vedete e... Meraviglioso. Bellissimo. Tra l'altro voglio dire che Moloch, o meglio Gallo, per una settimana non ha fatto altro che studiare tutte le probabilità e le possibilità che aveva. Ed è andato male con i primi due e uno naturali. Esatto, è andato tutto male, però in realtà... Esattamente. Questa galassia è come se mi chiarisse all'improvviso questa furia totale che mi aveva preso e mi facesse di nuovo ragionare. Mi rendo conto che Chiara è vicino al trono, troppo distante da me, c'è uno pneuma tra me e lei, l'ho messa in una situazione di pericolo e attorno a me ci sono delle persone che, per quanto io conosca da poco, vedo che stanno morendo. Volto lo sguardo verso Chiara e le urlo, cercando proprio di farmi sentire, di catturare, spero, la sua attenzione, che magari il potere di Moloch le ha permesso di riportare in sé. Le urlo: passa per la via senza sole, ci vediamo dove ti nascondevi da bambina ma ti facevi sempre trovare. Un impeto magico e non solo invade gli occhi e pervade tutto il corpo di Sir Landel, che si gira, è come se se tornasse alla realtà, si rendesse conto appunto di tutto, urla questa frase a Chiara e vedete che la frase è come se, e questo è grazie al mantello dell'ispirazione di Moloch, è come se arrivasse come un raggio verso Chiara, che investe totalmente lo pneuma della paura e lo fa scomparire. E la reazione di Chiara è che la vedete in un momento di lucidità scomparire dietro il trono. Non riuscite a capire dove sia passata, dove stia andando, ma vedete che Chiara non c'è più nella sala. Il trono è molto alto, lei passa dietro il trono e non la scorgete più dopo che lei si va a nascondere dietro il trono. A quel punto, Claudio, io mi piazzo con il movimento che mi viene dato in mezzo ai tre che stanno qua, e vedete che io inizio pian piano a salmodiare una preghiera mentre muovo le mani sopra i vostri corpi. Sta allo pneuma della rabbia, si gira verso Sir Landel, lo guarda e è come se si caricasse della rabbia di Sir Landel, perché abbiamo visto che è riuscito ad averlo come alleato in questo turno, e parte direttamente come una furia in questa direzione, verso il drago rosso. Si avvicina verso il drago rosso, si fa esplodere. Oh mamma mia. Che figo. Oh cielo. Per un secondo ho visto Kridish. Per un secondo. Ho visto Kridish malissimo. Ho visto malissimo, ragazzi, malissimo. Comunque è veramente stressante questo momento. A parte essere epico come poche cose al mondo, è veramente stressante. Hai appena descritto la mia ultima settimana. Dopo che si è fatto esplodere, è ancora lì. A questo punto sta al drago rosso, che non è qui, scusatemi, ma è qui. Cioè, vedete che il drago rosso guarda intensamente il drago blu di fronte a lui, tenta di bruciarlo con la sua fiamma, ma non esce nulla dalla bocca del drago, e quindi lo vedete che continua a muoversi per flancare lateralmente, per andare ad affiancare il drago blu. Ragazzi, mamma mia. Epicità, epicità pura. Kritish. Mi sono preparato degli effetti speciali per voi. Allora, io inizio a salmodiare un qualcosa mentre prego, appunto. Non riuscite veramente a distinguere le mie parole perché sono tutte quante pronunciate in un'altra lingua. Quello che però vedete è che all'improvviso della luce si sprigiona da me e
A quel punto, come potete vedere dall'illuminazione della mia domotica, lancio su tutti quanti... Meraviglioso. Lancio su tutti quanti... Sì. Aura di vita. Tutte quante le creature che iniziano il loro turno a 0 punti ferita salgono a 1 nel raggio di 30 metri da me. La quindi miseria! Io preservo con la mia magia tutta la vita che ho a 30 piedi di raggio. È una bomba assurda. Sì. Sono naturalmente tutti quanti gli alleati che subiscono questo effetto. Io faccio su di loro. Madonna. Perfetto. Tocca al drago blu. Che te devo dire? Mannaggia. No. Aspetta, ti cambio. No, non dirmi che me li riammazzi. Mi dici cos'altro fa quest'aura, per favore? Nient'altro, tesoro. A meno che non abbia danni necrotici, pigliamo tutto quanto. Ok. Vedete che il drago blu ha ricaricato il suo raggio ed è pronto a... a lanciarlo verso di voi. Ok, allora lasciatemi fare adesso un calcolo. Un momento... Non mi piace questo calcolo. No, è un po' complicato. La trovo anche abbastanza scorretta nei confronti dei giocatori. Cosa trovi scorretta? Sono molto curioso. Le azioni di Zibo. Ragazzi, questo lancio è veramente, veramente, veramente importante. Vado. Io non guardo. E dai! Mamma mia! Sì. Ah. Sì. Sì. Ah. Sì. Godo come un panichello. Mamma mia. Allora, quindi il drago blu lancia un raggio e vedete che prende in pieno l'altro drago. Mamma mia. 16 di 10. Cosa? Ma santa. 16 di 10 che gli danno. Non fai sta cosa su mamma Luca. Che bordello. 99. Ebrek, sei a un punto ferita ed è il tuo turno. Prego. Allora, io mi riprendo. Capisco. Cioè, mi ricordo che l'ultima cosa che ho visto sono state delle fiamme che mi hanno travolto. Mi sento molto male, quindi mi tocco e mi faccio un cura ferite da secondo. Io credo che Ghost Fart 95 abbia esattamente compreso cosa bisogna fare adesso. Sono 22 punti ferita, quindi arrivo a 23. Okay. Mi avvicino a Kriddish e cerco di trascinarla indietro, quindi lo farò il prossimo turno. Direi non mi che sembra mi il momento di toccarsi, Brad, diciamo. Ti alzi, quindi hai metà del movimento. Casto su me stessa armatura magica, perché è l'unica cosa che posso fare. Non è un trucchetto, è un incantesimo, quindi non quindi so se devo tirare il D20. Devi lanciare il D20. Oh, e se cielo. Fai... Non oh vale cielo. Il punto esclamativo. Oh, cielo! Cielo. Meno male, meno male. Di che cazzo stiamo parlando? Ok, quindi il prossimo Wild Magic sarà da 1 a 3. Azione bonus subito, di nuovo mantello dell'ispirazione. Tutti, tranne Sir Landel, ma in realtà Kriddish no, perché non ha ancora un punto vita. Cioè, qui... È vero. Per cui Kriddish no. Sì, qui solo Aelin... Aelin e Eberk. Sì. Allora, Aelin e Eberk prendono 5 HP temporanei. Vai, metteteveli subito, ragazzi, vai. Okay. Sir Landel sì. No, ma tutti e tre possono usare la loro azione per muoversi, di nuovo. In tutto questo io ti chiedo, la principessa Chiara, dalla mia prospettiva, l'ho vista scomparire nel nulla. Dietro al trono, una pietra nel pavimento che, passandoci sopra e premendo con il piede, ha fatto scattare un qualche tipo di meccanismo. Non hai visto quello che è successo, però hai visto solo che Chiara ha fatto scattare questo meccanismo con un salto veloce. Quello che sai di Chiara in realtà, e lo sai perché l'hai incontrata più volte a questo punto, è che è molto agile. Partendo uno più uno di quello che le ha detto Sir Landel prima, cioè della via senza sole, e lei che è scomparsa nel nulla, Moloch pensa che la soluzione possa essere dietro quel tono. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Ok, basta, non puoi fare nient'altro. Poi dopo in caso vedrai. Nient'altro, nient'altro. Io ho una domanda. Loro dove hanno lasciato le loro armi che io sappia? L'Uganda. Le armi, no, okay. le armi hanno dei soldati che ovviamente sono tuoi sottoposti fuori dal palazzo reale. Oh, perfetto, meno 3, ragazzi. Tu, Serlandel, ti sposti lì, giusto? Sì. Cioè, se loro mi seguono, devo mantenere la concentrazione e far sì che tutti siano felici. È il motivo per cui non mi metto a trasportare gente o cosa così. Ok, allora sentite il verso del drago che è arrabbiatissimo. E ovviamente ce l'ha col drago blu antico. Sto parlando del drago rosso antico. Attenzione, non riesce a fare nulla. Passa il turno. Ok, entro in ira perché vaffanculo, entro in ira, sono incazzata come una iena. Provo a prendere in spalla Eberek che mi ha aiutata fino a 3 secondi fa. Trascinarmelo dietro di me, vado anch'io verso il trono dove c'è Moloch. Allora, andando in ira, viene richiamato... Com'è che veniva presentata come poco intelligente, giusto? Sì, già. Sì, veniva proprio presentata così. A me dispiace, io so che sembro una rincoglionita quando agisco come... No, ma c'hai ragione. È giustissimo, cioè. Aspetta, fatti. Allora, tu questa volta, a differenza della volta scorsa, non rimani in ira. Prendo Eberek e... andando verso il trono andrei per il basso, cioè aggirerei il gruppo dei miei compagni verso il basso, andando dove c'è Moloch, più o meno. Abbiamo ancora un punto ispirazione e uno svantaggio da utilizzare. Fammi un tiro su carisma. Mamma mia, però. Allora, 7, quindi hai 7, però puoi utilizzare, volendo, l'ultimo punto ispirazione che è rimasto per rilanciarlo. Grazie per le donazioni, ragazzi, perché state aiutando i giocatori. Sto in fissa, vai, lancia. Fatto. Quante volte è tutto? 14? Purtroppo. 14. Vedi che la rabbia. Vedete che lo pneuma che è uscito fuori dall'ira di Kridish sta imitando al 100% ogni singolo movimento, però stando sul posto, di Kridish. E la guarda, la osserva e fondamentalmente quello che fa è urlarle contro, cercando di imitarla, come se si stesse caricando e fosse pronto. Allora, io volevo fare un'altra cosa, ma proverò una cosa che non so se funzionerà. Proviamoci. L'unica, purtroppo tolgo la concentrazione, ma mi sembra che tutti quanti siano in piedi, quindi elimino l'aura di vita. Se gli pneuma sono forti emozioni, uso calm emotion, quindi calmo le emozioni delle persone all'interno di un raggio di 20 piedi. Tiro salvezza sul carisma, deve fare okay, 18 in su. Bello. Ah, porca. Ah, grande, però è giusto, giustissimo. Ce la fa perché vedete lo pneuma che è totalmente fuori di sé ed è arrabbiatissimo e quindi supera la prova che gli ha posto contro Serlandel. Maledetto bastardo. Purtroppo sta al drago blu, ma il drago blu ha un -7. Ragazzi, -7 io lo uso. Quindi automaticamente vedete che il drago blu si sposta e viene di qua vicino a voi e vi dà le spalle ovviamente e tenta di attaccare il drago rosso, ma non ci riesce e quindi non riesce ovviamente a fare nulla per attaccarlo. Eberek. Azione bonus Healing Word e sono da primo, è un D4 più 6 su Kridish, quindi Kridish 8 punti ferita. Ok. Poi faccio azione più dash e mi sposto quanto più lontano possibile, 25, quindi... Io non posso fare praticamente niente, cioè sto per morire, cioè rischio di morire da un momento all'altro, quindi l'unica cosa che mi viene proprio normale fare è dashare e cercare di arrivare qua. Dovrebbe essere il totale di passi.
realtà ci arrivi con un movimento normale. Sì, movimento normale. Ah, ci arrivo, ok, perfetto. Arrivi tranquilla. Io, senza saperne leggere né scrivere, guardo lo pneuma e dico: Ao, te ne stai fermo qui per 8 ore e casto suggestione. Se l'inferno su s'attrezza. Non ce la fa. Grande Moloch, uomo partita. Sta immobile per 8 ore. Sta al drago rosso, ragazzi. E dai, drago rosso non riesce a caricare. Vedete che i due draghi durante questo combattimento fanno più rumore che azioni. Vi sembrano come guidati da... Sono molto anziani. E vedete che sono guidati da una magia, come se in realtà il combattimento non fosse iniziato... Non sembra un combattimento naturale tra due draghi, per quanto magari la maggior parte delle volte un combattimento tra due draghi così viene solo raccontato, però non ve l'aspettavate così, un combattimento tra due draghi. Kridish. Allora, Kridish, vista tutta la situazione, lo pneuma, si ferma, inizia a non capire, adesso è uscita dalla sua parte così tanto irrazionale, sta iniziando a rendersi conto che i suoi compagni sono in difficoltà e che è una situazione troppo complessa, quindi la rabbia non è più la prima cosa che la porta avanti, e esco dall'ira e mi avvicino ai miei compagni e, stando dietro più riparata possibile per cercare di capire com'è la situazione, direi che la chiudo qua. Ok, vedete che dopo l'azione di Kridish lo pneuma scompare. Quando Kridish si trova davanti, lo pneuma è per il momento, in tutti gli incontri che avete avuto, la volta in cui la situazione in cui lo pneuma guarda dritto negli occhi di più la persona da cui si è manifestata. Io alla povera Aelin che mi sta vicino e che vedo totalmente trasfigurata dagli avvenimenti, curo tutti quanti i suoi punti ferita. Quanti sono? Che mi devo scalare 28. Una cosa? 28? Perfetto, 28, arrivi a quello. Con l'imposizione delle mani. Paladino. Ne avevo già uno, quindi 27. Aspetta, devo trovare un modo per modificare. Ok, come faccio? Guardo tutti quanti loro e dico: dobbiamo andarcene da qui. Che cosa state facendo davanti a... dietro al trono? Blue Dragon tenta ancora di sputare il suo raggio verso il drago, ma niente, non ce la fa, e a quel punto si lancia di peso verso l'altro drago, e quindi al momento i due draghi sono qui vicini, uno di fronte all'altro. Io vorrei fare, non so, se investigazione oppure percezione, per capire se c'è qualche posto dove andare a nascondersi. Dietro la sala non c'è nessuna porta dove scappare. No, non vedi nulla che possa sembrarti strano e che possa sembrarti fuori dalla pavimentazione, dalla struttura del trono, dal colonnato e dalla vetrata che c'è dietro al trono. Quindi non c'è nulla di strano, nulla di sbagliato. Moloch, perché sei scappato qui dietro? No, hai fatto investigazione, non puoi. Io mi sento meglio dopo essere stata pullata da Sirlander, mi giro verso di lui un po' incredula perché ero abbastanza convinta di stargli sulle palle fino a 0,5 secondi fa, e poi con tutta la calma del mondo faccio: e la principessa dov'è? Io ho visto Chiara lì, mi sono risvegliata, Chiara non c'era più e Sirlander sta dicendo a noi di andare via e la principessa non c'è, cioè tutto mi sembra così strano e assurdo. E poi tipo mi tocco in testa e mi rendo molto di meno per i capelli e tiro su il cappuccio di scatto proprio. Io guardo dritto Sirlander negli occhi: dove è andata la principessa Chiara? È il posto più sicuro anche per noi, anche perché non abbiamo armi, non possiamo essere utili al momento. E guardo il trono, facendoti capire che qualcosa ho immaginato. Ok. Il dragone rosso si trova in mischia con il dragone blu e lo attacca. Ok, e poi vedete che il dragone rosso si allontana dal dragone blu. Io guardo Sirlander e
ancora comunque un po' irascibile da tutto quello che è successo, lo guardo e dico: dici tu dove andare, dici tu dove andare. Ah, ragazzi, prima di finire il turno vedete che il drago rosso, andando indietro, ha caricato la sua gola e delle fiamme stanno uscendo, cominciano a uscire, a serpeggiare fuori dalla bocca del drago, che guarda in direzione del drago blu, che è proprio sulla vostra traiettoria. Io a quel punto mi trovo veramente in difficoltà. Ho dato tutto, continuo a dare tutto e mi viene chiesto ancora di più. Giro però e mi rendo conto che non posso allo stesso tempo scappare con loro. Aprire il portale rischierebbe di mettere Chiara in difficoltà, ma in questo momento, se mettessi loro in difficoltà, tutto quello che ho fatto fino adesso sarebbe inutile. Quindi schiaccio con una pedata il pulsante nascosto che apre il passaggio, li guardo e dico: voi dentro, ci vediamo dopo. E mi lancio fuori. Ho bisogno di proteggere anche Akumne, non posso stare a scappare via nel momento in cui i miei soldati hanno bisogno di me. Vedete che quando Serlandel preme il pulsante, col piede preme la pietra a terra, e non solo, sposta anche una leva sul retro del trono, e queste due azioni aprono un varco proprio dietro il trono, un varco che sprofonda nel buio. E appunto è un varco della dimensione, è una dimensione che vi permetterebbe di entrare uno alla volta e di calarvi appunto sotto al pavimento appunto della sala. E vedete che poi Serlandel, preso da una foga di combattimento e probabilmente non vedendo l'ora di proteggere la sua città, si allontana e scompare anche lui fuori dalla sala. Il Blue Dragon vedete che fa per allontanarsi, non riesce a caricare il suo raggio, si riavvicina in carica verso il drago rosso. Io mi fiondo in questa apertura e scappo. Ok, c'è una scala, scusami, non te l'ho detto, c'è una scala che puoi... Ok, allora scendo la scala e cerco di andare quanto più veloce possibile verso un posto che non sia questo. Io vedo che Kridish è ancora un po' scossa, cioè che sembra un po' sulle sue. Mm-hmm. Sì, beh, un pochino ancora scossa, assolutamente sì. Allora, tipo, la prendo e cerco con tutte le forze che ho di portarmela dentro insieme a me. Ed è l'unica mossa che faccio. Cioè, proprio che inizio a spingerla da dietro. Spingitori di orchi. Quindi aspetta, che fai? Aspetta però, aspetta. Tu ti muovi verso Kridish. Sì, e cerco di spingerla insieme a me dentro al coso, dentro al passaggio che ha aperto Serlandel. Fai una prova di forza. Quanto ho fatto, non lo voglio vedere. Hai fatto tanto. 18. 18 in tutto? Allora, in realtà quello che riesci a fare... E tu, scusa, l'intenzione qual è? È prendere Kridish e poi buttarti... Però quindi non vai sulla scala tu, ti butti. Sì, io la trascino insieme a me, cioè pure se me ce lancio dentro non me ne frega quasi niente, però la devo portare via da là perché vedo comunque che il drago sta lì per entrare. Voi non volete proprio mai provare a fare le cose senza rischiare di morire, giusto? Questa è una domanda che vi faccio off game, perché a quel punto siete voi, perché a quel punto è veramente roba vostra. Comunque allora... La gravità è il nostro peggior nemico, non dimentichiamolo. Esatto, mai. Capito? Peraltro, cioè siete già caduti talmente tante volte in 3 episodi che non capisco perché voi dobbiate continuare a fare questa roba. Vabbè. Quel 20 naturale che ci serve sempre in acrobatics. Troia. Kridish viene trascinata da Elin, ma perde... Elin, quando la prende, riesce a muoverla, ma perde l'equilibrio e cade di sotto, e poi ci occupiamo di questa cosa brutta, rincoglionita. Poi ci occupiamo di te. E vedete che Aelin non c'è più. Sta a Moloch. Ma Kridish è ancora lì. È stata solo mossa di un po'. Mantello dell'ispirazione. Usa la tua reazione per muoverti 5 HP. Esatto. Temporanei. Prendi di 5 HP e ti muovi. Allora,
Mannaggia la vostra pupazza. La nostra Aelin si becca dei danni, perché allora la scala che vi porta a qui, in questa sala, in questa sorta di fogna sotterranea, che guardandovi intorno vi sembra solo l'inizio di una serie di corridoi e luoghi da scoprire. Potenzialmente quello che vedete intorno a voi è una struttura sotto il palazzo reale. Sembrerebbe molto simile a quello che avete visto in superficie, sembrerebbe fatto dalle stesse persone, ecco. Il punto è che voi riuscite a scendere e Aelin invece arriva a terra e subisce 8 di 6 danni, quindi devi lanciare 8 di 6, Aelin. Purtroppo non abbiamo né dadi né nulla, perché ti sei buttata li mortacci tua da sola come una scema. Lancia sti 8 di 6. Stavo molto alto. 24 danni. Sopra di voi vedete che il meccanismo che era dietro il trono si è chiuso e ha richiuso il buco da cui siete scesi. Aelin purtroppo arriva a terra e si fa molto male. Questo luogo vi sembra un luogo veramente... è un luogo inaspettato. Non credevate di trovare sicuramente sotto al trono una stanza come questa. Ovviamente non filtra la luce, non c'è nessun tipo di luce esterna. Davanti a voi si perde nel nero questo rigolo d'acqua sporca. E... la prima cosa che pensate quando arrivate giù è che non solo siete messi male, ma non avete nemmeno le vostre armi. Per prima cosa uso il mio Channel Divinity per curare 20 punti di ferita ad Aelin. Mm-hmm. Però arriverà massimo alla metà dei suoi punti di ferita massimi. Quindi non lo so, 14. Okay. Mamma mia, ragazzi, pensavate di avercela fatta. È appena iniziata. Non avete le vostre armi. Io non capisco che cosa possa succedere qui sotto senza le armi. Provo a fare una investigazione per capire dove siamo e nel caso dove andare. Bene, non sai assolutamente nulla. È il posto più zero, più sconosciuto per te, la cosa proprio mai visto una cosa del genere, ma lontanamente, proprio non c'è nulla che ti ricordi questo luogo nella tua vita, nella tua memoria. Allora, Moloch è estremamente stanco. Ok, Moloch è estremamente stanco, si siede un secondo, guarda gli altri da seduto e dice: molto probabilmente questo passaggio viene utilizzato solo in momenti di emergenza. E probabilmente loro sanno, uno, qual è la strada giusta, e due, quali ipotetici pericoli evitare. Quindi teniamo gli occhi aperti. Detto ciò, respiro un secondo. E rimango con le mani sulla fronte un attimo a respirare. E Kridish, senza la sua ascia, in questo momento si sente completamente persa, quindi nella sua ingenuità prova a cercare qualcosa, anche un bastoncino, un legnetto, qualcosa. Sì, investigation. Aspetta che... Vai, lancio. Sì, te la recupero. Quant'è in tutto? 13? Senti dei suoni lontani provenire dalla sinistra, ti rendi conto che semplicemente qualcosa si sta muovendo in lontananza, che non siete sicuramente soli, che non è il luogo più sicuro del mondo per affrontare questo viaggio, ma nulla di più, non riesci ad individuare nulla. Diciamo il soffitto di questa fogna in cui vi trovate, in questo sotterraneo,
continua a vibrare perché intanto percepite che la battaglia in superficie sta continuando tra Sir Landel e i draghi. Ok, Kridish è comunque super allerta per tutto quello che è successo fino a poco tempo fa e quindi comunque nell'agitazione, nella paura del momento, guarda gli altri e dice: sento qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcosa più in là. Molocco, perché hai detto a Sir Landel di farci andare qui sotto? Cioè, grazie perché a quanto pare ci siamo salvati, ma ora qual è il nostro obiettivo? Io ad un certo punto... Non ho più visto niente e non so. Tolgo le mani. Non so nulla di quello che è successo. Ho visto la principessa Chiara dopo che Sir Landel le ha urlato di scappare attraverso la via senza sole, dove fino a dove si nascondeva da bambina, ma veniva sempre trovata. E ho visto la principessa Chiara andare dietro il trono e tutto nuotato a scomparire, quindi sono stato attratto fin da subito da questa cosa. Rimanere in superficie senza armi e con due draghi sopra di noi poteva essere decisamente mortale. Io ti voglio solo chiedere se Kridish trova un bastoncino per sostituire la sua ascia, almeno un bastoncino, con il 13 di investigation. Sì, trova un bastoncino. E lei è felicissima, vede che Kridish prende in mano questo bastoncino e comincia a fare... bastoncino, ascia, ed è pronta, allora è pronta io ad affrontare master... tutto. Sì, comunque il Biggio Pellegrino ha scritto la cosa giusta, dalla padella alla brace si può dire? Vediamo. Uh-huh. Sul fondo noto della presenza tipo di fanghiglia o qualcosa di simile. Investigation? Normal. Non vedo una sega di niente. Nulla, vedi semplicemente il fondo di pietra sporco da anni e anni di umidità, di muffa. Sicuramente non è il luogo più visitato e più pulito e più ripulito di Akumne. Probabilmente è tanto tempo che nessuno scende qui. Vado. Vedi. Non so se abbiamo qualche bonus. No, non c'è nulla, è finito tutto. Vedi che qua dove ti segno c'è un'impronta di un piede come se fosse scivolato correndo, un'impronta tipo di una striscia, sì, di una scivolata, e poi dopo poco si perde il piede. Io tipo un po' goffa faccio col mio bastoncino inizio ad indicare il piede, a cercare di attirare l'attenzione di tutti quanti. Piede. Penso al fatto che Chiara è appena passata da qua, perché me l'ha detto Moloch. Dove ti muovi? E... Vai, passo passo, vai, no, vai, sì, muoviti. Scusami, ho sbagliato. Qua. Ok. Perché non voglio avvicinarmi all'acqua, ho paura dell'acqua. Ok. E provo ad andare verso dove cioè mi fermo tipo qui e provo a indicare verso dove ha detto Kridish, come per dire, ma per di là? Stai dicendo quella parte là? Kridish ha trovato una strada da seguire, iniziamo a seguirla. Poi vediamo dove ci porta tutto questo. Moloch è stanchissimo, Tulu. Quindi vi segue, ma è visibilmente... Kridish? Moloch, ma tu stai messo ancora male. Kridish li segue. Vedi che sono estremamente bruciacchiato. Master, segue, ma... allora gli faccio un con la ferita a Moloch. Quindi 7 in totale? Sì. Sono rinvigorito e ti ringrazio. Queste sono proprio le parole che dice Moloch. Sono rinvigorito e quindi ti ringrazio. Io sono incuriosita dall'acqua, da tutto questo sistema. Vorrei fare una prova di natura per vedere se ci sono esseri viventi nell'acqua. E faccio 18. Ben 18. Non c'è nulla. Master, io vorrei provare a fare una prova d'arcana. Per vedere, sì, se sento intorno a me qualche magari energia particolare che non capisco. Vai. Io parlo col pubblico. Prima o poi si muoveranno, non vi preoccupate. Cioè, nel senso, prima o poi si muovono. Nel senso, secondo me si muovono. Cioè, a un certo punto si muovono. Nulla. Non c'è nulla. Tu non senti nulla di magico. Ma secondo me, prima o poi si muovono. Però. Parlo anch'io col pubblico e gli dico, ragazzi, cioè, dopo tutto quello che c'è successo. io li guardo e guardo la passerella su cui andremo e noto che è molto stretta. No, aspetta, però dico, ma del fatto spaghetti dice no, ma ora si tuffano sicuro. Io guardo, sì, ovviamente.
guardo la passerella e dico: è molto stretta, quindi decidiamo attualmente in che ordine mettersi in fila indiana. Per sicurezza. Vado io davanti, che sono quello messo meglio, credo. Comunque, okay. Zippo dice: famo scoppiare casino in questa fogna. E il Biggio Pellegrino dice: stanno temporeggiando per evitare di andare avanti. Come nei videogiochi, come ho detto prima, no? Che tu stai nel quadro, quello che sai che succederà qualcosa, non te muovi, stai lì un'ora col cazzo che vado avanti, col cazzo che esce il mostro. Va bene. Io mi metto in fondo, così se dovesse arrivare qualcosa da dietro, posso avere. Che scusa opinione. Del cazzo. Okay. Ok, inizia a camminare. Quindi vi mettete di qua, dal fiume, non di là. Tutti di qua. Ok. Ora qua dovete fare una piccola prova di athletics. Fatemi una prova di athletics se volete scavalcare questo muro. Ah, vai, Eberek. Esatto. E ora cado. Oh, madonna, io ve lo scavalco, cioè. Atletica. Oh, ma che palle. Madonna. Moloch. Io mentre lo scavalco canticchio la canzone dell'olio cuore. Ok. Eberek e Aileen cadono in acqua. Ma dai. Avvelenati, fine. E vedete che improvvisamente non succede nulla. Beh, passiamo. Oh no, il nulla. Va bene. Oh no. Se può esserci, certo che puoi farlo, vi rimettete in ordine, quindi sì. Io lascio e proseguiamo. Bandito da queste live. Io vorrei fare una percezione. A questo punto provo a fare un'investigazione per vedere se ci sono altre impronte, master. Va bene, vai. Un'impronta è qua. Io nel mentre ti faccio una domanda. Vai. Vedendo come stiamo camminando, mi sembra all'orecchio che stiamo facendo un po' di rumore. Beh sì, non mi avete detto che vi muovete silenziosamente, quindi sì, state camminando normale. Raccorgendomi che stiamo facendo rumore, a bassa voce nel sussurrato tatale dico: ragazzi, forse è meglio se andiamo un pochino più lenti e tranquilli. Allora fatemi tutto bene, allora sì. Madonna, amici. Bene, ottimo, direi. Vai. Io dico, va bene, Moloch. Saremo quanto più silenziosi possibili. Boom, boom, boom. E inizia a camminare. Esatto, cioè, tipo... più rumorosamente di prima. Ma, no, va indietro. Ok, basta, iniziativa. Dai, master. Perfetto, iniziativa. Ragazzi, è andata così. I due... Vedete di fronte a voi due combattenti, vi sembrano, sono sporchi, sembra che stiano dentro questo luogo da tempo, sembra che vi stessero aspettando, tant'è addirittura che il primo si avvicina a te, Eberek, e ti attacca. Sì. Bellissima Kumne, però non subirai forse. No, però... infatti. Un po' troppo movimentata. Una metropoli, troppo movimento, troppe persone. Che quanto c'hai di CA? 16. Ok, non ti prende. Faccio come se anche l'altro attaccasse. E si mette qua vicino. Perché non devo farlo in iniziativa perché è sorpresa. Ok, lui ti prende. Lui ti prende, sì. Porca puttana, madonna mia. Mamma mia, però. Ti fa 16 danni. Io mi ritrovo con questi due personaggi di fronte. Sì. Urlo dicendo che qui c'è qualcuno. Anzi, no, Master, faccio World of Radiance, che ha un cubo di 15 piedi, quindi li prendo entrambi. Ok. E... devono fare un tiro salvezza su costituzione, classe okay. Difficoltà 13, o prendersi okay. Un di 6 danni. Oh, lo sono tutti e due. Nada. Sì, cerco di fare lo scudo di Aileen, che è proprio dietro di me. Ma io ho ancora armatura magica addosso, comunque. Sì, no, Mike. Vabbè, a prescindere. E non ti prende. Ci riprova. Fumble. Allora, vedete che... quando lui attacca, scivola
sul bordo del cornicione di pietra e cade in acqua. E io lancio dardo di caos contro quello in acqua invece. Ok. 2 di 8 più 1 di 6 danni. 9 più 6. Ok, sono 9 più 6. Vai con il D20, Aileen, prego. Vai. Devi fa 1, 2, 3, eh. Unicorno. Madonna mia. Addio mio, Dio mio. Di poco. Krydish. Tocca a me. Allora, non sono ancora abbastanza arrabbiata perché non capisco questi che cazzo vogliano, quindi niente ira. Posso spostarmi sull'acqua, vero? Sì, in realtà... Allora, sull'acqua in realtà è molto bassa, quindi riesci tranquillamente a camminare, non è nulla di che. Ok. Allora, vado qua accanto ad Eberek. Io da qua posso prendere quello di fronte ad Eberek? Certo. A mani nude? Certo. Perfetto, e lo attacco a mani nude. Lancia di 20. Ah, benissimo, 10. Non lo prendi. Totale. Vedete che Krydish, arrabbiatissima, si muove, va nell'acqua, schizza ovunque, schizza anche il combattente che sta già nell'acqua, risale sopra e lancia un pugno verso l'altro combattente, ma va a vuoto e lui riesce a schivare questo colpo. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo anche... 6. Quindi quello è prono a terra, quell'altro è in piedi. Io comunque, senza saperne leggere né scrivere, anatema su tutti e due. Tiro salvezza, carisma 14. Ok, quant'è la CD, mi ha detto? 14. Nessuno di due la supera, quindi tutti quanti Perfetto. Hanno anatema. Ok, vedete il combattente attacca Eberek. Ti prendo con 15? No, ho 16 class armatura. E poi attacca Krydish. Non ti prende. Ok, passa il turno. Anzi no, vedete che fa un passo indietro. La stessa cosa di prima. Impongo le mie mani, pregando la mia divinità e dicendo dovete farci passare, scappate. E rifaccio World of Radiance. Quant'è la DC? Sì. 13. Lui ce la fa e lui non ce la fa. Quanti danni prende? 5 radianti. Ok, vedete che questo ribelle purtroppo muore. È morto. Allora, io mi sposto qui e lancio contro il tizio di nuovo dardo di caos. Quindi... Sì, vabbè. Difendi. Ho fatto 16. 6. 15. Come prima. E ritiro il D20 per la magia selvaggia. Vai. 1-4. 1-4. Madonna. 5. Madonna mia. Vado appresso a questo qua e io, a parte attaccarlo, posso provare ad intimidirlo. Gli chiedo: tu cosa ci fai qui? E faccio una prova di intimidazione. Scusami, ho fatto intanto... Quanto hai fatto? E faccio 7. 7, niente, cazzo. Vedi che lui non ti risponde, anzi ti guarda ancora più arrabbiato, ancora più deciso... a combattere contro di te, perché è l'unica cosa che ormai può fare. Vede il suo compagno riverso in acqua senza vita e quindi è da solo e non può fare altro che combattere. Ok, allora al vederlo arrabbiato provo ad attaccarlo sempre a pugni. Vai. E vediamo. Lo prendi, lo prendo, sì. Se lo prendi, e vai. Quanto gli fai? 1 più modificatore di forza, quindi 5 danni secchi. La miseria. Vedete che Il combattente subisce il colpo di Krydish e barcolla. Ancora non è a terra, ancora non è stato sconfitto, ma ha subito veramente tantissimi danni. Non sa che cosa fare, si guarda anche un po' intorno e insomma è alle strette. Moloch. Posso fare un'azione e nel caso dire una breve frase? Dimmi tu.
perché sennò cambio game plan. Scusami, tu vuoi fare un'azione e dire una breve frase? Nel caso succedesse qualcosa, dire una breve frase. Ti prepari l'azione della breve frase. Casto blindness and deafness, tiro salvezza su costituzione, togliendo il D4. Se l'azione che preparo è se diventa cieco, dirgli tranquillo, vogliamo fatto, solo bene, sti cazzi. Sti cazzi. Tranquillo, sti cazzi, hai fatto 20 naturale. Niente, non va. Muovo verso di qua comunque. Il ribelle attacca ovviamente la nostra Kridish. Non so perché. 20, fa critico. Porca troia. Ma questo qua che cazzo c'ha? Che fortuna ha? Maledetto. Ti fa 9 danni. Vabbè, 5 temporanei più 4, vado a 5 danni. Vai. 5 punti vita. Vacce. Ok, Eberek. Scappa via, impongo le mie mani e si crea attorno a me questo cubo di danni radianti che colpisco colpisce solo lui, un danno radiante. Lo supera. Mamma mia, però. Anche con il D4 lo supera? Sì, lo supera. Sì, sì. Quant'è, scusami, quant'è? 14, 15, quant'è? Sì, 13, 9. No, lo supera. Vai Aileen, vai. Va bene così. Vai Aileen, facci sognare con questa wild magic prima che ammazzi Kridish. Vai Aileen, facci sognare! Dardo incantato, che è un trucchetto, perché sto finendo i punti stregoneria e stiamo in mezzo alla merda, quindi preferisco tenermeli. Letteralmente. Sì. Esatto. E provo ad attaccarlo con il dardo. Quanto fai? Non lo prendi? Kridish. Lo prendo a pugni di nuovo e gli faccio 5 danni. Ok. Quanto è messo male? Morto. In preda all'euforia per averlo distrutto, tipo avete presente gli orangotango che quando festeggiano si mette a battere con il suo bastoncino per terra. Sto male. Allora, innanzitutto avete ucciso questi due combattenti che giacciono lì a terra, quindi non sono due corpi morti, uno in acqua, riverso, con la faccia schiacciata sul fondo appunto di questo fiumiciattolo di acqua sporca, l'altro dopo il colpo di Kridish che gli dà un pugno e lo manda a sbattere con la faccia al muro e il pugno va a schiacciare la faccia del combattente e poi lo fa crollare a terra. Intanto sopra... di cosa sono armati? Una cosa velocissima. Mentre Kridish gli dà un pugno, giusto per narrare un po' l'azione di questa scena pazzesca, dice: io so de latina. Ci sta. Sentite dalla superficie ancora altri suoni, altri grossi movimenti. Il soffitto della fogna comincia a essere un po' instabile. Vedete che effettivamente alcune pietruzze cadono, un po' di polvere, come se sopra stesse veramente andando avanti una battaglia senza sosta. Immaginate Sir Landel, immaginate dei combattenti, dei soldati vicino a Sir Landel che stanno aiutando appunto la guardia reale a combattere i due draghi che erano insomma intenti ad uccidersi, e quindi vedete, sentite soprattutto, nonostante non riusciate a percepire veramente dei suoni veri e propri che appartengano a qualcosa o a qualcuno in superficie, comunque vedete che il soffitto di questa fogna potrebbe crollare da un momento all'altro. Avete paura che sopra veramente stia succedendo l'inferno. Eberek, cosa mi chiedevi? Vorrei fare un investigation innanzitutto per capire quale armi hanno, e me la prendo a prescindere qualsiasi arma sia, e poi per capire se hanno altre cose addosso. Allora io volevo fare la stessa cosa. Ok, allora faccio 11. Vabbè, allora hanno semplicemente due mazze. Una me la prendo io, raga, se non vi dispiace. Una la prendo io. Vai. Ho il potere dei numeri io. Esatto.
E poi hanno due balestre alimentare che io conosca. Due balestre pesanti. Due balestre pesanti e due balestre pesanti. E due mazze. In tutto. Beh, una balestra la piglio. Io pure un'altra balestra. Cioè, mi prendo anche io la balestra, nel caso mi serva, allora, da lontano la userò. Datemi un secondo che potete proprio prenderle. Sì. Io investigation, sì. Questo è Moloch? Sì, non capisco veramente una sega di niente. Non capisci niente, quindi... capisci che quella è acqua sporca, nice. E che quelli sono morti. Master, io provo a fare anche io un investigation, se posso. Vai. Se vai. Non riusciamo a trovare nessuna traccia, poi faccio un'altra cosa. La madonna! Nice. Bella, che investigazione! Senti il suo profumo. Vedi che nella parte alta c'è un... A nord, quindi. Sì, a nord prosegue il rivolo d'acqua. Le tracce però proseguono a sinistra, verso ovest. In alto senti dei passi di qualcosa che... qualcuno che si sta muovendo, che non stanno correndo, ma sono sicuramente dei passi di qualcuno che si sta muovendo verso la vostra direzione. Allora mi avvicino velocemente agli altri e dico... Ok. Dobbiamo andare verso ovest, ma da nord sta arrivando qualcuno, quindi... andiamo via presto da questo posto. Appunto, le tracce vanno verso sinistra. Non sono però le tracce di un solo essere umano. Ci sono le stesse tracce che ha visto prima Kridish. Quindi era Kridish, se non sbaglio, no? Che ha visto la traccia femminile. Sì, c'è una traccia di una persona che potrebbe essere una donna, se è quello che prima ha pensato Kridish. Però subito, diciamo, riesce a individuare altre tracce, alcune che addirittura non fanno tutto il percorso che fanno le tracce originali, cioè quelle della persona di piccole dimensioni o comunque femminile. Sono tracce che a un certo punto appaiono, come se un salto le facesse apparire, e poi da lì proseguono verso la direzione in cui è andata anche la prima traccia, diciamo. Dove vedo il salto, sopra ci sono delle fogne, c'è un'entrata, un tombino, oppure... In realtà ti dovresti avvicinare e dovresti andare a investigare meglio. Va bene, allora mi avvicino e cerco di capire anche questa cosa. E faccio 4, non faccio niente. Bene, così. Allora, sei certo che qualcosa abbia reso possibile questo inizio di traccia da un certo punto in poi? Sei convinto che in natura, in questo luogo, non ci possa essere altra spiegazione? E quindi sei convinto che qualcosa ci sia, però non riesci ad individuare nulla sulla parete, sulla pavimentazione o nell'acqua che possa darti delle indicazioni. Nizzo ha fatto 20 naturali e poi ha fatto 4 di investigation. Mo vabbè che vabbè. O vedete che non è sempre tutto, no? Che muori, che fai? C'è pure la gamba. Cioè. Adesso sta per la suspense prima dell'ipotetica morte. La tranquillità, bello. No? Insomma. Sì, un verme purpureo. Avete attraversato un altro arco e vi trovate qui. Cosa fate? Io cerco tazze. Io pure cerco tracce. Vai. Io annuso l'aria. Vedete semplicemente che le tracce che stavate seguendo prima, visto che comunque Eberek è stato molto attento a individuarle nella stanza precedente della fogna, sono delle... si mischiano, saltano attraverso queste vasche e poi scompaiono, come se in realtà si mischiassero nella pavimentazione umida con le gocce che arrivano giù e quindi fanno perdere appunto la condizione di tutto quello che sta succedendo e dove sono queste tracce, insomma. Casti un incantesimo? Sì, che si chiama Trova Oggetto, quindi Locate Object. Okay. Se questo oggetto che a me mi è familiare, quindi penso al... Se ricordo bene, la principessa aveva addosso una specie di veste con un sole addosso, non ricordo benissimo questa cosa. Penso a quell'oggetto e so qual è la direzione di quell'oggetto se entro i 1000 piedi, quindi 300 metri. Se si sposta, so in che direzione si sta spostando e su concentrazione durerà 10 minuti.
Allora, l'oggetto è in movimento e si sta dirigendo verso sud-ovest. Esattamente, okay. Esattamente a sud-ovest. Esattamente a sud-ovest. Rispetto a come sei. Forse nice. Un po' più allora... verso, anzi, è un po' più verso sud che sud-ovest. Bravo, okay. Molto bravo. Ok. Allora dico. Guarda, io vi do un punto di ispirazione per questa mossa. Che puoi usare bravo, tu, bravo, possono usare bravo. Tutti. Li metto comunque in. Bravo, bravo. Ok. Bravo. Molto bravo. Grande, grande, bravo. Compagni, anche in questo posto angusto, la mia signora mi ha dato. Mi ha dato l'ispirazione, cioè mi ha detto qual è la strada. Dobbiamo dirigerci verso sud-ovest per incontrare la principessa. E io, spedito, senza troppo essere nemmeno silenzioso, prendo e vado diretto da dove devo andare. Io, mentre quindi lo mi sposto. Seguo, tendo un orecchio verso il soffitto per capire com'è la situazione di... Allora, fermi. Allora, okay. Fai una perception tu, Moloch. Yes. Perception. Dai. Quant'è in tutto? 20? 20 non naturale. Ok, senti che proprio sopra di voi sta avvenendo un'esplosione enorme, la senti molto lontana, vedi ancora di più creparsi il soffitto, altre pietruzze cadono, sei molto spaventato dal fatto che queste fogne possano non reggere, che comunque per il momento è un luogo pressoché sicuro, anche se poi non ve ne siete già resi conto che... purtroppo abbiamo lo svantaggio. Per il momento è sicuro, ma potrebbe non essere qualcosa di infinito, insomma. Dai, Grigio Pellegrino. È il momento di andare, Sì, sì, andiamo. Vamonos, aspetta. Dove vi muovete? Dove vi muovete? Sul sud, sud-ovest. Master, allora... Devo andare verso sud ora, giusto? Allora, sta a un po' più sud che sud-ovest, quindi devi decidere tu se, visto che vedi una parete, andare... Ah, questo, ok, no, vado a sud. Ok, vai a sud, ok? Vai, quindi prima voi lo seguite, eh? Arrivate, ci sono altri due combattenti e entrate in iniziativa. Ok, no, va bene, pensavo peggio. Sì, pensavo ci fosse qualche essere soprannaturale. No, infatti, normale. Oh, boh, se qualcuno si sveglia con un plot twist, anche con i punti canali o con i sub, non so quanti sub Madonna, siamo, però Madonna, che iniziative molto alte che sto tirando. Mamma mia. Proprio. Sì, ma tu mi capisci, Moloch, che io sono sempre primo dopo di te. Quindi se tu le stai tirando di merda, le sto tirando di merda pure io. Ok. Vai, quindi. Si inizia il combattimento. Oh, bello, sta fase dungeon, c'è tutto in questa avventura, tutto. Ti muovi, ok? Mi sposto qui. Io allora ne approfitto per fare una super TP ancora. Casto di nuovo dardo di caos. Anzi, fammi fare una cosa. Mi sposto. Allora, l'altra... Esatto, brava. L'altra cosa che vi dico è che un combattente è molto simile a quello di prima. L'altro sembra più... più importante. Sembrerebbe un grado maggiore. Io volevo castare contro di lui dardo di caos. Contro quello più imbaccato? Sì. Ok. Sì. Quindi... Diventi. Io così, giusto ai fin, per capire un attimo come agire, volevo capire quale dei due è il più attraente. Beh, sicuramente quello imbacuccato. Imbacuccato ha mai avuto la 6, Nolard, esatto. La 6 era tosta, la è il fascino tosta. Del mistero. Allora, scusatemi, una domanda che vi faccio. Così. Allora, scusami, quanto hai fatto in tutto tu con il dardo? Ho fatto... col D20 ho fatto 10. Quindi... in tutto quanto hai fatto? Sempre devi mettere il proficiency più carisma. Sì, più carisma, quindi è 15. Vabbè, mai preso. Quanti danni fai? Ho scritto 11 di 6, certo. Brava Azzurra, ha fatto un po'. Mi sveglio. La miseria. 17. Dai. E gli faccio danni da veleno. Ah! Va bene. E mica okay. Cacchi, scusami. 1-5. Dai. E che moriamo. 18. 18. 1-6. A posto. Come Maromai anche qua. Quindi 1-6. Sta all'imbacuccato. Però tutto quando vuole a me è possibile.
Ultimamente avrebbe potuto venire contro di me, ma... Quello che notate è sicuramente... insomma, è sicuramente una mossa... Una mossa strana. Non so. Quindi se... sia Eberek che... Che credi fanno la massa. Mamma mia. Tacchiappa. Madonna santa. Tacchiappa, tacchiappa. In realtà col primo tacchiappa... vado anche a terra, vado anche a terra, sicuro. Col secondo no. Fa 8 danni. Ok. Siamo veramente messi malissimo. State Eberek. Sì, male, male, male. Quando si avvicina a me, stavo per prendere la mazza per colpirlo, ma vedo che il colpo che mi ha dato è veramente sì. potente, e quindi uso Guiding Bolt. Si prende 4 di 6 radianti. Che puttana. Avrò vantaggio ad attaccarlo al prossimo turno. Più 5. Oh, madonna, vai col critico. E sono critici. E vai, quindi sono... vai, calcoli critici, vai. Sono 8 di 6, giusto? Quanto ha fatto? 33 danni. 33. 33. Tacci, hai fatto 33 grazie. Danni? Vedete che Aileen lancia un incantesimo verso il combattente misterioso. Lui viene colpito, la guarda e individua Eberek ed è concentratissimo su Eberek. Salta oltre il suo compagno di battaglia e va verso Eberek. Lo attacca, lo mette in ginocchio, ma Eberek con le ultime forze riesce a pregare la propria divinità per far calare sul combattente un destino che distrugge ogni possibilità al proprio nemico. Il combattente cade a terra e va di sotto e va a finire nell'acqua. Senza... Prima che mi dimentichi, devo fare un tiro concentrazione perché prima ho preso danni. Per la magia sull'oggetto. Aspetta, sì. Quanti vedi danni avevi preso? 6. Ne ha presi. Scusami, quanto devi fare di... Ho vantaggio, eh. Ok, vai. C'è anche il punto ispirazione. Questo è il primo. Questo è il primo. Vai, tieni. E questo è il secondo. Dovrebbe bastare. Vabbè, faccio 16. Sì, basta. Basta. Ok, lui è morto. No, rimango lì e dico, ti conviene scappare verso altro e basta. Ok. Lui è terrorizzato. Detto bastardo. Ha visto che il suo capo, purtroppo... gli è morto davanti con un incantesimo, con una luce che ha investito totalmente il luogo dove vi trovate. Lui si è coperto gli occhi, vede questa situazione, usa tutta la sua azione per scappare. C'ha scaghetta, Nice. È inutile che lanci frecciatine, amore, perché l'arco ce l'abbiamo noi. Il conto terminato. Mazza, bravi, eh. Bellissimo. Dai. Continuo a provare a sentire rumori da soffitto io. Ma secondo te è stato costruito benissimo. Secondo me non succederà nulla. Proprio è il soffitto migliore del mondo. Dai. 18. Dai, grande. Ok, allora lui ha... Nessuno che abbia pozioni in questi dungeon. No, vero. Non ci piacciono le pozioni. Give me pozione after midnight. Vantaggio peraltro, grazie per quella il vantaggio che avrete. Grazie. Grande. Prossimo tu sia grazie, raga. C'è una Great Sword. Chi la prende? Posso, scusate ragazzi, ma posso prendermela io la Great Sword? E poi c'è una cosa che vi faccio vedere tra poco. Che è molto, molto divertente. Divertente is the new. Mi devo preoccupare. Allora, così. Trovate una mappa. Ed è questa qua. Ok. Fatevi uno stamp. Ce l'ho. Dovrei avere tutto in teoria. Ce l'ho anch'io. È una mappa ovviamente rovinata, è una mappa in cui vedete che mancano dei pezzi, ci sono degli interi buchi neri e questo rifacendoci anche al lancio che ha fatto prima Eberek quando è riuscito a seguire le tracce, cominciava insomma a capire più o meno
quantomeno la geografia dei luoghi che stavate attraversando, e sembrerebbe proprio mancante di alcune parti. Noi vediamo, okay. Scusa, ma noi vediamo in basso a sinistra questo patto di luce. Questo? Questo? In basso a sinistra sembra essere un fascio di luce, poi non lo so, magari è semplicemente la mappa che è rovinata. C'è un in basso a sinistra, proprio in basso a sinistra. C'è un fascio di luce. No, noi siamo felicemente in mezzo, siamo più o meno qui. Mm-hmm. Qui. Okay. Sì. Beh, stavo guardando anch'io. Continuiamo in giù? Continuando in giù andiamo dove sta praticamente il posto che è uguale all'inizio. Che mi tranquillizza, al tempo stesso no, però potrebbe esserci tranquillamente un'uscita lì, eh. Sì, potrebbe esserci un'altra scala. Esatto, un passaggio. Cosa mi dice l'incantesimo? Che sempre verso sud stiamo andando bene o ha cambiato la stessa direzione? Sempre verso più sud che ovest. Allora continuo per questa strada qui e dico: è questa la strada giusta, dobbiamo seguirla. Eberek annuncia di dover continuare perché la sua magia, la sua preghiera vi guida verso sud, verso la percezione di questo del vestito, del simbolo che era rappresentato sul petto di Chiara, la principessa di Acumne, e quindi tutti e quattro siete ovviamente convinti a seguire la direzione di Eberek. Intanto da sopra proseguono dei colpi che battono forte sul soffitto, continua a esserci una lotta strenue in superficie. Acumne probabilmente non la riconoscereste se foste in superficie, insomma se foste per le strade della città, che avete un po' conosciuto nei giorni in cui siete stati a visitarla. Sentite che da sud, da dove, insomma, verso dove voi volete andare, si muovono dei passi, ci sento dei suoni. Fatemi una perception tutti quanti. Ok. Abbiamo qualche bonus, qualcosa? Abbiamo un vantaggio. 16, aspetta, 13. 14. Io lo tiro normale per adesso, 20 naturale. 20 naturale. Catroia. Ehi là. Va bene così. Sentite distintamente che stanno arrivando da sud alcune persone e poi come un fruscio di esseri piccoli che strisciano e che sgusciano sulla pavimentazione. No. Fammi finire, di pietra. I don't like this game. Si sente uno squittire, Moloch. Tu hai fatto 20, Moloch, giusto? Io ho fatto 20. Senti uno squittire provenire da sud. Fine sessione. Ok. No, ma io ho 4 punti ferite, non ho più incantesimi. Cioè, una cosa allucinante, è per cui siamo arrivati oggi più o meno forse a salvarci, ma immessi in questo dungeon pazzesco, per cui la tensione è rimasta altissima. Sì, ma infatti, allora, io devo essere sincero, mi è piaciuto il fatto che questa puntata sia stata da una parte più tranquilla a un certo punto. Vi siete anche potuti, tra virgolette, rilassare e cominciare a esplorare un dungeon, che comunque fa sempre bene, rilassa e distende la pelle. Il problema è che non avete armi, avete finito gli incantesimi. E siamo bassissimi di vita. Bassissimi di vita, senza incantesimi e senza armi. Il chierico non ha più incantesimi, il che vuol dire che non abbiamo più... No, zero. Disagio. E adesso inizia quella bellissima fase in cui si scappa da qualsiasi rumore, in poche parole. Allora, io sono l'unica che può dirvi che vi posso
Attenzione. Parare il culo. Comunque tu sei ancora, calva. Ho ancora i punti stregoneria, quindi ho ancora qualche incantesimo. Il problema calma, è che non li posso curare, manco volendo. Noi per primi siamo parte di tutta l'opera creativa di Alexia e cazzo, c'è tanto lavoro dietro. Io mi autocito, però aggiungo un qualcos'altro. Pizzi, Azzurra, Vink... Dimmi se sto dimenticando qualcuno, Claudio. Beh, anche Margherita. Cioè, Margherita. So anche Sandrone Emma, sono disegni, parte dei mod. I disegni di Daniele. Paolo Adriano. È la vita. È tutto incredibile. Grazie mille veramente. Una figata. Ciao ragazzi. Buona Pasqua. Ciao a tutti.